Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, prodotti terminati, detersivi e altre cose di casa. Allora, video detersivi terminati, la maggior parte sono detersivi, detergenti, casa e quant'altro, visto che io dovrò sloggiare a breve da questa casa, sto cercando di terminare al meglio e quindi pulire un po' in più casa e anche alcuni oggetti mobili che devo andare a portare via in un'altra casa. Quindi sto utilizzando molto 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 di più tutto e ho finito tantissime cose. Ma quanto mi dilungo io? Quanto? Partiamo subito perché i prodotti sono davvero tanti. Io già ho messo la busta qui per andarli a buttare tutti quanti e partiamo subito dalla lavatrice. Ho finito questo additivo bucato igienizzante, smacchia efficacemente bianchi e colorati, adatto ai capi di neonati e bambini della Mukina. Questo l'ho preso molto molto tempo fa e mi è piaciuto perché è attivo già a 30 gradi. Se dovessi comprare un altro additivo come questo, certamente sì, perché mi è piaciuto tanto e ho notato che ha anche un buon potere sugli odori, sui cattivi odori dei panni, evidentemente proprio perché va ad igienizzare in profondità, come dice appunto qui, va anche a levare molti dei cattivi odori. Ad ogni modo, come igienizzante da mettere all'interno della vaschetta insieme al vostro detersivo abituale, mi è piaciuto tanto. E quindi questo qui è stato un promosso, un promossissimo, e lo mettiamo dentro. Poi, sempre per la lavatrice, ho finito questo qui, Unstoppable Profumo per il bucato fresh. Questo è il mio preferito in assoluto. Ne lascio sempre qualche perlina giusto per andarla a mettere nel Dyson per andare a profumare un po' casa. Di questi io ne compro pochissimi, in un anno massimo 2, 3, forse 4, proprio se ho voluto proprio esagerare, perché li utilizzo pochissimo e su pochissimi capi, tra cui tende, tappeti, qualche plaid. Ne utilizzo comunque meno della dose consigliata, non vado mai a riempire tutto un tappeto, non vado mai a riempire tutto il tappo, qui ne bastano davvero poche, anche perché non mi piacciono quegli odori troppo forti e persistenti che vanno a stufare, visto che questo si sente molto, e quindi ne utilizzo sempre pochissimo. Non li utilizzo assolutamente per tutti i lavaggi, ma vi ripeto, li utilizzo per alcuni capi, tipo tappeti, tipo qualche camicia nel caso in cui devo andare da qualche parte in particolare. Adesso non andrò più da nessuna parte, però vabbè, li utilizzo questi qui perché mi piace molto avere quel profumo delicato, quindi ecco perché ne utilizzo poco, quel profumo delicato sui panni. E questa è la mia profumazione per la vita. Apro e chiudo parentesi per tutti quelli che vogliono andare ad annusare la profumazione, però come abbiamo detto in tanti video non si possono aprire i prodotti per andarli ad annusare, cosa che purtroppo io faccio comunque. Questi pack qui hanno il pregio che quando andate a premerli qui vanno a rilasciare dell'aria profumata, riuscite a sentire proprio l'odore, quindi prima di acquistarlo potete andare direttamente a sentirne l'odore. Andiamo velocissimi, altrimenti qua non ce la si fa. Allora, ho finito poi il sale per la lavastoviglie, questo della Finish. Ottimo, per me questo è il sale della lavastoviglie, per la lavastoviglie, anche perché io non utilizzo quasi mai prodotti Finish. Infatti sono consigliati per la mia lavastoviglie, ma non mi sono mai trovato bene, forse per l'acqua, forse per una marea di cose, non lo so. Però resta il fatto che con il sale invece della Finish mi trovo davvero bene e ho notato che ai bicchieri, soprattutto sui bicchieri, quando utilizzo questo sale, noto sicuramente meno residui. Quindi, anche se di solito vado a cambiare spesso il sale perché vado a prendere anche marche non blasonate, perché parliamo sempre di sale, noto comunque una differenza con questo qui. Non mi chiedete perché, però l'ho trovato molto molto più efficace degli altri, quindi top stra promosso. Sto già facendo un casino, io già lo sto facendo un casino, anzi mi devo ricordare, ok, aggiungi sale per la lavastoviglie della spesa. Scusa, non riconosco la tua voce, quindi non posso modificare nessuna lista. Puoi riprovare, altrimenti verifica le impostazioni di Voice Match nell'app Google Ok Google, aggiungi sale per la lavastoviglie alla lista della spesa. Ok,
Ok, ho aggiunto sale per la lavastoviglie. Ok, questo qua qui, così vado a differenziare un po' la spazzatura. Ok, ho finito in realtà la diluizione di quel detergente Econano Green Project, che è questo qui, l'ho messo all'interno di questo spruzzino di IKEA, allungato insomma con dell'acqua, sono 750 ml di acqua, 44 ml di prodotto, e sono andato a finirlo, a consumarlo, soprattutto per i vetri. Io con questo qui infatti lo utilizzerò tutto per i vetri, non sto più acquistando prodotti per i vetri, perché con questo davvero mi trovo benissimo. È già il secondo che vado a finire, anche perché lo utilizzo spessissimo su tutti i mobili, ma soprattutto è top per i vetri, e quindi anche questo è finito, e ve lo consiglio per tutti i vetri e specchi perché è davvero eccezionale e ha anche un basso impatto ambientale. Poi ho finito per la lavastoviglie questo qui, che mi è piaciuto tanto, l'ho preso da poco ma l'ho utilizzato tanto, tantissimo, anche perché sto facendo più spesso la lavastoviglie, a volte mi capita anche 2 volte al giorno, perché sono andato a preparare più dolci, perché sono andato a preparare più cose al forno, quindi le teglie occupano più spazio, quindi sono andata ad utilizzare molto più spesso la lavastoviglie. Con questo della linea Nature, Power by Nature, mi sono trovato bene. Non è fortissimo, non si sente l'odore tanto forte di limone una volta aperta la lavastoviglie, tipo con il Prill eccetera, però pulisce bene i piatti senza nessuna pretesa. È efficace anche su cicli brevi, 36 lavaggi, con label, quindi lo potrei ricomprare? Sì, lo potrei ricomprare, assolutamente sì, perché mi è piaciuto moltissimo. Altro prodotto che mi è piaciuto tanto, che ho finito, è questo della Ocean Power, questo della Super 5 piatti gel super concentrato Ocean Power, buonissimo, dermatologicamente testato, anche senza guanti si può utilizzare, biodegradabile, questo è la vita, mi piace tantissimo, mi piace come mi rimane sulle mani anche se non utilizzi i guanti, mi piace come va a sgrassare bene tutte le posate, le stoviglie, insomma lo ricomprerò spesso, anche se è meno forte dello svelto titanium, però è ugualmente molto molto valido, e lo vado anche a inserire qui. Mettiamolo dentro. Ancora ho finito questo della Method per il bagno, questo qua che mi era stato inviato dalla mia amica Angela. Ha un profumo pazzesco, mi piace tanto, proprio per la profumazione in particolare. Il potere pulente non è niente di eccezionale, particolarmente eccezionale, perché è un classico detergente per il bagno senza pretese, che vi lascia sgrassati e lucidi i sanitari, ma l'ho utilizzato oltre che per il calcare tantissimo per la profumazione. Mi piace tantissimo la profumazione di questo qui, perché sembra proprio di bagnoschiuma, sembra proprio un bagnoschiuma maschile molto molto delicato. Ho finito l'ammorbidente per la vita, questo qui che mi è durato mesi, perché come ben sapete io non utilizzo sempre l'ammorbidente ad ogni lavaggio, ma quando voglio dare un po' di profumazione che rimane sui miei capi, perché io utilizzo l'asciugatrice, non sempre tutti gli ammorbidenti che vado a mettere all'interno della lavatrice dopo il lavaggio e poi con l'asciugatura in asciugatrice mantengono il loro profumo. Questo sì, sempre. Questo mi piace proprio moltissimo, però non lo utilizzo anche questo qui su tutti i capi, e non lo utilizzo con le dosi consigliate, ma sempre molto molto meno, perché voglio sempre quella leggera profumazione che non sia invasiva, perché dopo un po' a me tutti questi profumatori mi danno mal di testa, quindi assolutamente non ne utilizzo grandi quantità. Mi piace, lo ricomprerò certamente, perché questo mi piace davvero tantissimo. Ancora ho finito per la cucina. Questo sì, per la cucina, sempre della Method, sempre inviato dalla mia amica Angela. Anche questo ha un'ottima profumazione di agrumi, mandarino, clementine in particolare, e mi è piaciuto tanto. Questo lo potete trovare anche su Amazon. Tutta la linea Method mi piace abbastanza. Andiamo a buttare qui perché se no non si capisce più niente. E poi ho finito ancora Svelto Titanium. Questo non ha nessun tipo di rivale.
Usate i guanti, mi raccomando, quando lo andate ad utilizzare. Io di questo, come della Super 5, purtroppo ne utilizzo sempre una dose maggiore di quella indicata, al contrario degli ammorbidenti, perché io voglio i piatti ben sgrassati, voglio sentire proprio la pulizia e quell'effetto drin drin che mi dà proprio l'idea del piatto sgrassato e pulito e risciacquato. Mi raccomando, risciacquate benissimo le vostre stoviglie da tutti i detergenti che andate ad utilizzare. Comunque questo è super top e veramente quando avete delle stoviglie particolarmente sporche o troppa luce, particolarmente sporche, mi raccomando, acquistatelo perché davvero è super top. È da tenere sempre in casa se dovete andare a sgrassare, se dovete soprattutto andare a sgrassare bene le pirofile, la parmigiana, lasagne e quant'altro. O anche la pentola dove avete fatto le fritture, la patatina fritta, oppure non so, gli annelletti fritti, i calamari fritti, insomma quello che volete, con questo va via tutto per bene. Poi ho finito due di questi. Li ho conservati tutti e due perché mi piacevano e mi piacevano insieme. No, a parte scherzi, ho finito questi due di Dixon Classico. Questo mi piace tanto, lo compro spesso, diciamo a rotazione lo vado a comprare spesso perché è un detersivo che non mi delude quasi mai. Quasi mai. A volte con questo ho avuto la necessità di mettere qualche additivo per le macchie se non vado a pretrattarle. Poi ho finito a fatica, proprio a fatica, questo Clorogel Sanitec, che non riacquisterò più in realtà, anche se è un ottimo detergente che io ho utilizzato a base di cloro, che ho utilizzato durante il primo lockdown, molto efficace, però troppo forte. Non mi è piaciuta la profumazione, è davvero, secondo me, è troppo forte. Ha l'effetto sgrassante, aderisce alle pareti, non graffia, tutto ottimo, ma si sente troppo la pesantezza del cloro e quindi proprio a livello di olfatto, di profumo, e quindi non lo riacquisterò più perché mi ha dato molto molto fastidio, un po' come quello della Sanitina. Se però volete un detergente molto forte con cloro attivo, io questo ve lo consiglio, anche se qui dice detergente profumato, ma quando dicono così a volte non so chi è, a volte non so chi è che va a testare questi detergenti quando parlano di profumazione, non lo so. Comunque anche questa, che è una delle mie candeggine delicate preferite, perché mi piace moltissimo l'odore Blue Ocean, che in realtà poi non si sente troppo una volta estratti i panni, però come candeggina quando non si hanno tanti soldi all'interno del portafogli, questa va più che bene, in sostituzione della mitica Ace. La vedo valida, la vedo economica e quindi ci sta ad alternarla alla mitica Ace. Poi ho finito questi che vi ho consigliato tanto tempo fa, panni imbevuti della Swiffer, che in realtà mi piacciono tantissimo per la profumazione. La profumazione di questi panni dura per almeno un paio di giorni, se non pure di più, si sente moltissimo. Questi li utilizzo e ve li consiglio se proprio li dovete acquistare, più che per i pavimenti, per le piastrelle nel bagno, per le parti verticali, se avete, che ne so, proprio mattonelle o piastrelle, anche in cucina. Se avete delle piastrelle in cucina e volete andare a dare una bella sgrassata, profumata, con un panno già imbevuto, queste ve le consiglio. Non ve le consiglio però se non amate quei panni molto imbevuti. Questi sono troppo imbevuti secondo me. Il sistema secondo me è un po' pasticcioso per andare a inserire il panno, se ci si va a sporcare, va a colare prodotto, quindi da un lato non mi piace tanto e soprattutto non mi piace tanto per il discorso plastica. All'inizio mi hanno entusiasmato, poi ragazzi effettivamente già il prodotto è usa e getta, andare a prendere una scatolozza di questo genere assolutamente no, quindi anche per quello non lo riconsiglierei più. Ho finito ancora un Quasar Vetri, questo è ottimo sui vetri, ma io proprio la profumazione di questo Quasar non la tollero proprio. Infatti sono curioso di andare a prendere i nuovi della Quasar profumati, profumatori, detergenti profumatori della Quasar. Hanno fatto tutta una linea di profumatori, sia Fresh sia Oriental. Non so se l'avete provati, fatemi sapere, perché c'è tutta una linea
di detergenti per le superfici oppure anche contro i cattivi odori, detergenti profumati della Quasar. Fatemi sapere se l'avete già provati, fatemi sapere com'è la profumazione fresh, perché quella mi incuriosisce molto e forse sarà uno dei miei prossimi acquisti, perché della linea Quasar me ne piacciono pochi, ma questo assolutamente no per la profumazione, non mi piace. E ho notato sul web che è una profumazione che o la si ama o la si odia, non c'è una via di mezzo. Ho finito ancora questo Pril tutto in uno gel, 8 azioni, ingredienti di origine naturale, 0 coloranti, 0 questo, 0 quell'altro e 0 potere pulente. Questo proprio no, bocciatissimo, 8 azioni, brillantante, eccetera, non pulisce. Per me questo non pulisce, nonostante ci sia un buon proposito a favore dell'ambiente, infatti questo è 0% coloranti, fosfati e profumo, ma ahimè non va bene. Lo metto dentro. Ho finito questi tovaglioli Regina 5 stelle decorati, due veli ottimi, questi veramente molto molto buoni, consistenti e mi sono piaciuti, me li ha mandati sempre Angela. Ho finito ancora questo sapone mani che a me piace tantissimo della Dove, ma rispetto a tanto tempo fa secondo me è stato cambiato perché è meno bianco, meno denso, meno bianco e non mi ha proprio soddisfatto come in passato. Secondo me è stata cambiata la consistenza, la formulazione, ne sono più che sicuro perché questo è un sapone che ho preso già tantissimi anni fa e me lo ricordo, anzi fatemi sapere se voi avete avuto la stessa impressione, se l'avete utilizzato anche in passato, me lo ricordo molto più denso, però la profumazione di Dove mi piace tantissimo. Una marea. Ho finito questo Listerine che mi piace tanto, zero alcol, ma assolutamente devo finire perché ahimè ho acquistato un Listerine bianco, quello per denti bianchi. Ragazzi, fa schifo. A me non piace. Lo so che non bisogna dire fa schifo, ma fa schifo, fa proprio schifo e non mi piace, non vedo l'ora di finirlo. Veramente sto facendo sciacquo ai denti e più non posso più definirlo. E quindi andrò sempre ad acquistare questi qui senza alcol, quello verde e quello viola, che mi piace molto. Ho finito ancora questo che non ha bisogno di presentazioni, che mi è piaciuto tanto, è un deodorante spray della Omia, veramente eccezionale, ottimo come ingredienti, ottima come profumazione alla mandorla, quindi ottimo. Questo. Non dico niente di questo, veramente niente. Brilla vetri. Ciao. Ma come gli viene in me? Non posso dire niente perché altrimenti divento acido e cattivo. Comunque passiamo avanti. Ma proprio niente, proprio zero, meno di zero. All'inizio sembra tutto così, poi dopo. Orrido. Splendi acciaio e gas della Emulsio. Con questo ci vado sempre a pulire bene la cappa e con questo, se volete veramente utilizzare una carezza per il vostro acciaio e un prodotto senza allergeni, senza nickel, senza eccetera eccetera, questo è ottimo perché pulisce bene, ha ingredienti di origine naturale completamente biodegradabili e quindi questo ve lo straconsiglio, veramente ottimo, ottimo, ottimo. Poi ancora, ma quanta roba c'è? Scala super concentrato. Allora, devo dirvi la verità, anche questo non mi è piaciuto tanto, in quanto ne devo utilizzare sempre tantissimo e quindi questo ultra concentrato non l'ho sentito. È vero è che io vado ad utilizzarne sempre tanto per andare a sgrassare anche del titanium, dell'asvelto, però questo in particolare secondo me non ha dato gli stessi risultati, quindi non lo ricomprerò più sinceramente perché mi è piaciuto poco, anche se è piaciuto a tanti di voi, me l'avete consigliato, ma a me proprio non lo so, non mi è piaciuto. Ho finito anche questo qui, menta e lime felce azzurra, l'ho ricomprato già più volte, bagno schiuma che mi piace, doccia gel, scusatemi, che mi piace tantissimo e lo ricomprerò di nuovo. Ho preso anche il sapone e mi è piaciuto tanto anche il sapone. Finito anche questo sciogli calcare per lavatrice della Dr. Beckham che mi è piaciuto tanto. Anche questo è un prodotto che ricomprerei se dovessi andare a rifare di nuovo quei passaggi di pulizia straordinaria per la lavatrice, perché una volta utilizzato si percepisce proprio la pulizia del cestello e quindi anche lo scorrimento dell'acqua mi è sembrato diverso.
Non so, forse una mia impressione, ma credo che sia andato veramente a sciogliere bene bene il calcare. Io adesso sto utilizzando delle pastiglie della Conad anticalcare che vado ad utilizzare ad ogni lavaggio. Ma che cos'è una cicogna? Non è qui, è di qualche altro palazzo sicuro. Comunque, a parte questo, quindi questo qua mi è piaciuto moltissimo, lo riacquisterò e credo che è un prodotto che si può andare a riacquistare tranquillamente. Ottimo. E cicogna a parte, questi erano tutti i miei prodotti finiti, in realtà ce ne sono ancora altri, ma non ve li mostro perché davvero questo video ho visto già dai minuti è lunghissimo. Fatemi sapere voi quale di questi avete preferito, avete provato, fatemi sapere un po' di vostre cose, quale avete finito che vi comprerete di sicuro in questo periodo. Come sempre vi invito a iscrivervi a questo canale se volete, a lasciarmi un like così arriva pure la cicogna e ci porta qualche bella notizia. Noi ci vediamo al prossimo video da Mr. Life. È tutto, non vi tocco, altrimenti vi sporco di detersivo. Ciao.